Pace bene, cari fratelli e sorelle, Cristo è risorto. Ancora buona Pasqua in questa sesta domenica. Giovanni 15, 9, 17. Prosegue il secondo discorso di addio di Gesù nel Vangelo secondo Giovanni. La prima parte l'abbiamo meditata settimana scorsa. Entriamo in questo testo meraviglioso dove risuonano le parole di Gesù: amatevi come io ho amato voi. Con una premessa, cioè ci rendiamo conto che l'amore è la realtà più seria e più decisiva della nostra vita. Tutti nasciamo per essere amati e per amare. Tutti desideriamo essere amati e amare, ma facciamo una tremenda fatica ad amare e tra l'altro abbiamo una gran confusione su cosa significhi amare. C'è chi pensa che l'amore sia sentimento, solo sentimento. Se sento ti amo, se non sento non ti amo. Tutto ridotto a un fluttuante sentimentalismo versione bandiera esposta al vento. C'è chi viceversa pensa all'amore come a uno sforzo, un impegno moralistico per dare di più, per essere più buono. Per carità, la buona volontà è una cosa bella, ma tutto questo non basta. Ci rendiamo conto che l'uomo, abbandonato alle sue forze, ama in modo spesso egoistico, comunque parziale e di certo non totale fino ad un certo punto. Cioè io riesco ad amare finché l'altro è bravo, finché mi ricambia, finché le cose vanno bene, finché più o meno ho un ritorno. Se questo non accade, iniziano i problemi. Se non ricevo, se non sono ricambiato, se sono ferito, se sono tradito, se l'altro non è all'altezza delle aspettative, tanti saluti e arrivederci. Qual è il punto? Cosa ci annuncia questo testo? La bellezza della vita cristiana. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Cioè l'amore ha una sorgente ed è Dio. Ha una fonte che è il Padre. Quest'amore meraviglioso ci viene comunicato in Cristo e veniamo resi partecipi di questo tesoro, lo Spirito di Dio, il suo amore, la sua generosità, la sua bontà, il dono pieno e totale di sé, l'agape. L'amore bellissimo, vedete, viene dipinto quasi come uno spazio vitale, rimanete nel mio amore. Pensate il bambino nel grembo della mamma, viene nutrito dal cordone ombelicale, il cordone della fede potremmo dire, ed è protetto nel grembo materno. Ecco, noi siamo custoditi, possiamo vivere, rimanere in quest'amore. E quindi siamo resi capaci di amare a nostra volta. Ci è dato un tesoro. Il cristiano è colui che ha la spina attaccata alla presa, potremmo dire alla sorgente dell'amore che è Dio. Come il Padre ha amato me, io ho amato voi. Rimanete in quest'amore. Quindi uno potrebbe chiedersi, bello, ma come faccio a rimanere in quest'amore? Ricordate settimana scorsa? Come faccio a rimanere in Gesù? Gesù ci dice, se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. C'è una concretezza in questa relazione col Signore che è fatta di amore e obbedienza. Un biblista ha detto, amore e obbedienza sono reciprocamente dipendenti. L'amore nasce dall'obbedienza, l'obbedienza dall'amore. Come a dire, Signore, so che tu mi ami, allora mi lascio amare da te e ti obbedisco perché so che tu mi vuoi veramente bene, vuoi il mio bene, nell'obbedirti ti manifesto il mio amore e si alimenta in me il tuo amore. Potremmo anche dire che quindi l'amore ha una verità. Non si ama a modo mio, ma si ama a modo di Dio, si ama da Dio che è l'amore. San Giovanni nella sua prima lettera dice: chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo, in lui non c'è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Infatti, chi dice di rimanere in lui, deve anch'egli comportarsi come lui si è comportato. Capiamo allora bene, miei cari, che i comandamenti stessi, le parole di Gesù, ricapitolate nell'amatevi come io ho amato voi, non sono delle fredde regole da eseguire, ma sono la custodia dell'amore. Ci indirizzano sulla via dell'amore vero.
Dice sempre San Giovanni: da questo sappiamo di amare i nostri fratelli, se osserviamo i suoi comandamenti. Cioè, io so di amarti davvero e ti amo davvero se mi lascio guidare dalle parole di Gesù. Ad esempio, io non posso dire di amarti davvero se ti imprigiono, se per gelosia ti impedisco di spiccare il volo, se ti porto a vivere in modo disordinato la sessualità, se non ho rispetto per te e ti trafiggo con le parole. È la parola di Dio che ci dice la verità dell'amore e ci insegna ad amare nella verità. E dice ancora il Signore: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Che potremmo anche tradurre: amatevi perché io vi ho amato. C'è quindi una fonte, una sorgente, un motivo per cui io sono chiamato ad amare, perché Cristo ama me, mi comunica il suo amore e mi dice come amare. Ora sta a me, una volta che ho questo tesoro a disposizione, viverlo. E come ci ama Gesù? In quale misura? Nella misura smisurata che ha manifestato in croce. Un amore totale, fedele. Ti ama sempre, comunque, anche quando dai il peggio, anche quando non sei all'altezza. Non ti ama perché sei bravo, ma perché sei figlio. Pensi che non sia così? La parola di Dio dice: ti ho disegnato sul palmo delle mie mani, ti ho amato di amore eterno, anche se vacillassero i monti non verrebbe meno il mio affetto per te, anche se tua madre ti abbandonasse io di te non mi dimenticherò mai. Ecco l'amore di Dio, ecco l'amore che ci trasmette concretamente la sua parola. Ed è uniti a Lui, nell'osservanza della sua parola, che riceviamo e custodiamo il suo amore e possiamo viverlo. Non riusciremo ad amare veramente gli altri se non partiamo da quest'amore. Se non partiamo da Lui e pensiamo di risolvere il problema dell'amare, della qualità delle nostre relazioni solo su un piano orizzontale, falliremo. Io non posso dare ciò che per primo non ho. Noi di nostro, come vi dicevo, riusciamo ad amare finché riceviamo, finché l'altro ci dà qualcosa, finché è all'altezza, finché le cose vanno come vorremmo noi, ma poi quando l'altro tira fuori i suoi limiti, le sue fragilità, le sue povertà, ci rendiamo conto che non ce la facciamo, tiriamo sui muri, facciamo marcia indietro. A tal proposito mi viene in mente il cardinale Comastri. Da giovane seminarista incontrò Madre Teresa. Madre Teresa con tanto affetto lo guardò e gli chiese: figliolo, quante ore preghi al giorno? Lui si sarebbe aspettato un altro tipo di domanda, tipo: cosa fai per i poveri? Madre Teresa affettuosamente lo abbracciò e gli disse: figlio mio, io sono troppo povera per amare i poveri. Io sono solo una povera donna che prega. Prego e Dio mi infonde il suo amore per amare i poveri. Tutti noi vorremmo avere accanto una persona che ci ami così, totalmente, gratuitamente, sempre e comunque. Noi vorremmo essere queste persone che amano sempre e comunque. Bene, noi possiamo attingere a quest'amore, diventare capaci di amare così grazie a Gesù, portando nel cuore la sua parola e attingendo al suo Santo Spirito che ci rende capaci di fare della nostra vita un dono d'amore. Vi racconto una testimonianza concreta. Cardinale Van Thuan, venerabile, quest'uomo in Vietnam, incarcerato per anni, massima sicurezza, guardato a vista, una volta finito in carcere lui pregava e chiedeva al Signore cosa potesse fare lì, come potesse servirlo. Le guardie che lo osteggiavano in un ambiente estremamente avverso, queste parole di Gesù risuonarono nel suo cuore: amali, amali come ti ho amato. Lui ogni giorno celebrava nel nascondimento la Santa Messa con molliche di pane, poche gocce di vino sul palmo della mano, attingeva all'amore di Cristo e con tanta carità e affettuosità aveva a che fare con le guardie del regime comunista che ogni 2 settimane dovevano cambiargliele perché sennò diventavano cristiani. Alla fine non gliele cambiavano più perché, stando a contatto con lui, diventavano cristiani. Amatevi come io ho amato voi. Il Signore ci comanda di amare. Nella nostra cultura spontaneista qualcuno potrebbe dire: ma come? Al cuore non si comanda. Il Signore invece dice: certo che si comanda al cuore, perché noi abbiamo bisogno di indirizzare il nostro cuore, i nostri sentimenti, la nostra volontà dalla parte giusta. Questo comandamento ci custodisce. Perché? Perché noi siamo fragili. Spesso cambiamo oggetto del nostro amore.
A volte riduciamo il tutto ad abitudine, rischia di subentrare la pigrizia, la trascuratezza. Allora noi abbiamo bisogno che risuoni in noi questa parola: ama, esci da te, donati, dona quel tesoro che io dono a te. Quindi questa parola di Gesù custodisce l'amore e lo indirizza nella verità e non solo. Amatevi come io ho amato voi. Come diceva Padre Cantalamessa, qui c'è un passaggio importante perché con Gesù si passa dalla legge del contrappasso o tra due attori, quello che l'altro fa a te, tu fallo a lui, alla legge del trapasso o a tre attori, quello che Dio ha fatto a te, tu fallo all'altro. Come a dire, è tagliata alla radice la scusa, ma lui non mi ama, non se lo merita, non cambia. Questo riguarda lui, non te. A te deve interessare solo quello che tu fai all'altro e come ti comporti nei confronti dell'altro, del tuo prossimo, del tuo fratello, della tua sorella. Dio chiede di amarlo come lui ama te. E in che misura mi ama il Signore? Senza misura, nella misura della croce, del darsi fino all'ultima goccia di sangue per il mio vero bene. In conclusione, miei cari, questo testo ci annuncia la meraviglia della vita cristiana, l'essere partecipi della vita stessa di Dio, del suo amore, diventare capaci di amare con Dio, da Dio. Chi è il cristiano? È colui che dona ciò che per primo riceve, colui che vive unito a colui che in persona è l'amore, nostro Signore. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.